Benvenuti alla puntata numero 1 di Stay Horror. Oggi parleremo di... Fabio Salerno. Ora, sono convinto che la gente che sta guardando questa puntata di Stay Horror si dividerà in questo momento in due branche. Una che sicuramente sa di chi sto parlando, anche solo nominalmente, e gli altri che si chiederanno chi è Fabio Salerno. Fabio Salerno è stato un regista indipendente underground italiano di genere horror, fantastico horror, che è stato molto attivo ufficialmente, diciamo, dalla seconda metà degli anni 80 fino al 1993, data della sua prematura scomparsa. Dico che è stato attivo ufficialmente perché, diciamo, il suo primo cortometraggio più noto, che ha girato vari festival, che insomma ha avuto una visibilità più ampia, è stato Cadaveri, che se non erro risale al 1982. Ma in realtà Fabio già aveva fatto numerosi esperimenti con il suo Super 8 precedentemente, solo che chiaramente si trattava di esperimenti casalinghi che poi non hanno avuto un grosso palcoscenico, non sono stati mostrati pubblicamente. Fabio Salerno era nato nel 1965 e ho deciso di dedicare questo episodio per il semplice fatto che non è stato ovviamente l'unico regista che si è dedicato a cortometraggi o a lungometraggi horror di stampo autoprodotto, amatoriale, autoprodotto, insomma semiprofessionale. Però sicuramente fra i tanti satelliti, tanti esempi disseminati durante gli anni 80, è stato uno di quelli che è riuscito a dare la maggior continuità, sicuramente fra i più prolifici in assoluto. E comunque sia, la sua filmografia è sempre stata molto particolare perché ha avuto più o meno delle tematiche ricorrenti, nonché dei guru ricorrenti che lui seguiva. Sicuramente il suo cinema, il suo modo di fare cinema dipendeva molto a livello visivo da grosse influenze dategli dal cinema di Dario Argento, ma anche da Lucio Fulci e ovviamente dal maestro Mario Bava, soprattutto nella creazione degli effetti speciali, perché Fabio, oltre che sceneggiare, dirigere e produrre, alle volte compare anche il nome della madre, comunque insomma autoprodursi i suoi lavori, ne curava gli effetti speciali fatti con molto ingegno, molta artigianalità, che seppur oggi possano in qualche modo risultare datati, sicuramente erano molto, molto appunto ingegnosi, molto ben elaborati, alcuni anche particolarmente efficaci. La filmografia di Fabio Salerno è molto vasta. Ora diciamo che come filmografia ufficiale, escludendo i primi suoi lavori, fra cui ci dovrebbero essere alcuni che non ho mai avuto il piacere di visionare, quali Spirit e Tre sagome in nero, se non sbaglio, ma che erano cortometraggi, diciamo, più esperimenti casalinghi con il suo Super 8 che vere e proprie opere complete. Diciamo, il suo primo cortometraggio ufficiale può essere definito Cadaveri, che se non erro dovrebbe risalire attorno al 1982-83. Si tratta di un mediometraggio girato in 8 mm, che è di stampo ancora fortemente amatoriale e costruito anche in maniera abbastanza confusa. La storia vede un gruppo di ragazzi alle prese con delle presenze infernali che, diciamo, compiono una serie di delitti per nutrirsi degli esseri umani, sostanzialmente. Ma al di là degli evidenti limiti, da Cadaveri emergono comunque già le doti di Salerno, specie per quanto riguarda l'illuminazione degli interni e anche la sua insistenza nella ripresa di dettagli, oggetti macabri che sicuramente rimandano allo stile di Dario Argento. Anche la colonna sonora, oltretutto, è, diciamo, ripresa a prestito da Tenebre di Dario Argento. E inoltre, diciamo, emerge anche una delle tematiche comuni di quasi tutte le opere di Salerno, ovvero la presenza e l'esistenza di dimensioni parallele attraverso le quali delle creature infernali, chiamiamole così, spesso collegate al mondo dei sogni, riescono a passare nel nostro mondo e uccidono, ma soprattutto ossessionano gli esseri umani. Dopodiché Fabio è andato avanti in maniera estremamente continua e prolifica, producendo un numero molto ampio di opere, da Extrasensoria del 1985, che è una storia di
medium e possessioni in stile esorcista, sicuramente molto originale nello spunto, seppur piuttosto grezza nella confezione, ma ha una sua atmosfera, non so perché. Passando a Vampiri, sempre del 1985, Vampiri, altro cortometraggio, anche questo molto particolare, sul tema del vampirismo che mescola un po' le carte in tavola e tira fuori la figura di un vampiro, facendo riferimento ai gatti domestici, piuttosto originale. Nonostante appunto non scevro da difetti, problemi tecnici e problemi evidenti di mezzi, Vampiri risulta un cortometraggio innanzitutto molto divertente, che poi comunque sia riporta sempre una tematica, una delle tematiche care a Fabio Salerno, cioè l'universo femminile visto sì come forma di attrazione, ma anche come forma di continue e misteriose minacce, queste donne che possono essere creature insospettabili, possono essere appunto vampiri, demoni, streghe, assassini. Diciamo che il soprannaturale, oltre che appunto con i discorsi già toccati da extrasensori e da vampiri, prende poi forma, diciamo, in quella che è l'inizio, lo start per la sua personale trilogia, che verrà composta appunto da Notte, Mezzanotte e Notte Profonda. Cronologicamente, chiaramente, il primo a venire è Notte, e Mezzanotte credo sia del 1986, però in comune questi due titoli con poi Notte Profonda, di cui andrò a parlare, questi tre titoli hanno in comune un oggetto che fa la trait d'union, che è una sorta di piccola piramide, un rompicapo, una piramide che si divide in due parti e che una volta che si è divisa risulta estremamente complessa poi da riunire. Anzi, quasi impossibile. In realtà questo oggetto non è un semplice rompicapo, ma è una sorta di portale verso altre dimensioni e in ogni episodio, sia che sia notte, mezzanotte, notte profonda, colpisce dei personaggi scatenando le loro paure, rendendole reali, concrete e soprattutto assassine. È il 1987, è il turno di un mediometraggio Arpie. È stato un mediometraggio che, diciamo, ha messo molto in luce Salerno, perché è stato presentato al MISFEST, ha ottenuto diversi consensi. Ricordo che ai tempi ero un ragazzino, ne lessi anche sullo Schermo Fantastico, che era una rubrica che fu presente i primi 2 anni di pubblicazione di Chuck, quindi quando Chuck, insomma, era appena uscito come rivista sul cinema. E questo Arpie è un cortometraggio molto particolare, un mediometraggio, scusatemi, molto particolare, perché seppur la storia non sia particolarmente originale, perché fa riferimento a delle creature demoniache che vivono nel nostro pianeta, sulla Terra, e che per noi è impossibile riconoscere, ma che assumono sembianze femminili e che al momento opportuno poi rivelano quelle reali, che quindi sono mostruose, e letali per gli uomini che si avvicinano a loro. Arpie si può dividere in due parti. La prima parte, che sinceramente non è ben riuscita, oltre che per i limiti di mezzi, ma anche estremamente rozza come taglio, girato in 8 mm, il film, sì, fu girato in 8 mm. Invece la seconda parte, cioè quando l'orrore esplode, quindi effettivamente proprio le arpie vengono fuori, il protagonista si trova in conflitto con una ragazza che ha appena salvato, allora lì esplode veramente la potenza effettiva di Arpia, che è una potenza cromatica data dalle luci molto forti che rimandano molto a Inferno e Dario Argento, e ha anche una grossa potenza visiva, nonché degli effetti speciali di più che valido livello, curati come sempre chiaramente da Fabio. Arpie, oltretutto, è stato anche il primo lavoro ad essere distribuito di Fabio Salerno. Fu distribuito non sul territorio italiano, ma da un produttore americano, se non sbaglio. Successivo Arpie, diciamo che c'è un altro cortometraggio, anch'esso presentato al MISFEST, che ottenne grossi consensi e che è Oltretomba, datato 1987. Oltretomba è un cortometraggio che comunque tratta tematiche care a Fabio Salerno, ovvero quello delle ossessioni, personaggi ossessionati, finali sempre negativi, atmosfere molto oppressive, labirintiche. È un cortometraggio che si rifà molto ad atmosfere, appunto, come dicevamo all'inizio, di Argento, ma dello stesso Bava, con un finale che addirittura rimanda ad una scena in particolare di Paura della città dei morti viventi del grande Lucio Fulci. Oltretomba vede praticamente una sorta di
parapsicologo, che effettua un esperimento su un tossicodipendente in fin di vita e praticamente cerca di mettersi in collegamento con la mente di questo personaggio per vedere cosa c'è nell'aldilà. E ciò che scoprirà è che l'aldilà in realtà è una dimensione parallela alla nostra, esattamente identica perlomeno a livello esteriore, ma che in realtà riserva una serie di insidie, di incubi che appunto aggrediranno il protagonista del cortometraggio fino ad un finale terribile nel suo essere, insomma, beffardo. Anche in Oltretomba emerge quello che è la visione del mondo che Fabio ha, o perlomeno quella che lui ci dà attraverso la lente distorta del cinema horror. Ed è una visione comunque molto nichilista, una visione piena di un mondo pieno di angosce, pieno di ossessioni, in cui il protagonista, e sono piuttosto convinto che lo stesso Fabio si identificasse molto nei personaggi delle sue opere, il protagonista è ossessionato dai suoi incubi, è inseguito e si illude di potergli sfuggire, ma puntualmente viene sempre ghermito, deriso quasi dall'angoscia, deriso quasi da forze soprannaturali, superiori che comunque Salerno sembra sempre suggerire non derivino da presenze paranormali vere e proprie, ma quanto dall'animo e dalla mente umana, che sono i veri cancelli per dimensioni infernali. Dopo Oltretomba viene il momento del lungometraggio che è anche il titolo più noto di Fabio Salerno, tant'è che, insomma, anche girando nel web, se lo googlate si dice, scrivete Notte Profonda, uscirà oltre che la recensione nel mio sito, ma numerose altre recensioni, notizie all'interno dei forum. Notte Profonda è l'ideale conclusione della trilogia iniziata con Notte e Mezzanotte e ritorna di nuovo questo oggetto piramidale, questo rompicapo, e questa volta se la prende con un ragazzo che è un disegnatore di fumetti piuttosto squattrinato, che recupera questo oggetto andando a fare un lavoretto per ripulire la famosa sala del biliardo dove invece avvennero le terribili vicende di Mezzanotte, recupera questo oggetto casualmente e dal momento in cui il rompicapo si rompe, si apre in due parti la piramide, dal momento in cui la piramide si apre in due parti, si scatenano tutta una serie di incubi che confonderanno talmente tanto il protagonista che da non fargli più rendere conto se sta realmente sognando oppure se gli incubi che vive sono concreti, se escono dai suoi sogni e imperversano nella realtà. Notte Profonda è un film, probabilmente quello con il budget più grande che ha realizzato Fabio, sempre autoprodotto. Io, leggendo un articolo su Nosferatu ai tempi, quando uscì, sapevo che il budget era attorno ai 10-11 milioni di lire. Poi ho letto in giro, mi sono informato, ho saputo che insomma eravamo quasi a 30 milioni delle vecchie lire. Il film è girato in 16 mm. Notte Profonda è sicuramente un film che ha il suo fascino. Non soltanto perché ritornano degli elementi che fanno in maniera inquietante pensare anche alla prematura scomparsa poi di Fabio, ma soprattutto per il fatto che è un film dall'atmosfera indiscutibilmente triste, dove i personaggi sono privi di speranza e dove il male imperversa sovrano. Sembra esserci l'amore che in un breve frangente sembra salvare il protagonista o comunque lenire i toni degli incubi che sta vivendo quotidianamente, ma è soltanto un'illusione. Questo è un elemento fondamentale un po' di tutto il cinema di Salerno. C'è questo grosso senso di disillusione, questa sorta di pessimismo cronico che appunto passa fortemente attraverso Notte Profonda. Notte Profonda di cui, come sempre, Fabio ha curato gli effetti speciali, è un film che comunque è pieno di effetti speciali per quelle che erano le possibilità e gli evidenti limiti di mezzi e di budget di Fabio. E non si è limitato, insomma, ha fatto. Ci sono scene con della stop motion, scene mandate al reverse, pavimenti che si animano, chiavi che si sciolgono nelle toppe delle porte, tutta una serie di situazioni bizzarre che rimandano sia al cinema italiano, specialmente di matrice baviana, ma anche a un tipo di cinema, insomma, estero di grande successo, di grande richiamo. Chiaramente il piccolo rompicapo non può che far pensare a Eraser di Clive Barker o comunque insomma gli incubi e le numerose scene, fra cui quella più celebre della levitazione, non può che far pensare a Nightmare dal profondo della notte di Wes Craven.
segnalare Notte Profonda sono le musiche, alcune create dallo stesso Fabio Salerno, ma la maggior parte sono state concesse dai una band milanese, Limbo, e sono assolutamente evocative e particolarmente azzeccate. Tutto so che c'era in progetto proprio di recente la ristampa della colonna sonora di Notte Profonda ad opera di alcuni dei membri dei Limbo. Notte Profonda è oltretutto, diciamo, l'unico film distribuito ufficialmente in Italia di Salerno dalla Eagle, a suo tempo in home video in VHS dalla Eagle Picture, che ne acquistò i diritti, mi disse poi la sorella, una volta ho avuto l'opportunità di parlare con una delle sorelle di Fabio Salerno, per 4 spiccioli la Eagle acquisì i diritti. E poi però so che ci fu un'uscita molto limitata di videocassette, tant'è che oggi hanno raggiunto dei valori per i collezionisti, dei valori economici stellari, quei pochi esemplari che ci sono in circolazione. Dopo Notte Profonda, Fabio Salerno affronta quello che è il suo ultimo lungometraggio prima della sua triste e prematura scomparsa, ovvero L'altra dimensione. Questo si tratta di un horror antologico, un horror ad episodi, girato anch'esso in 16 mm. Qui storie narrano di vendette dall'oltretomba, riti esoterici dalle terribili conseguenze e rapporti umani estremi dalle estreme conseguenze, con alcuni accenni anche a tematiche scabrose quali la necrofilia. Il tutto ammantato nell'immancabile cornice metropolitana degradata milanese che Fabio Salerno metteva quasi sempre all'interno delle sue opere. Anche qui riferimenti al tanto amato e ammirato cinema di Dario Argento e di Lucio Fulci non si contano. Resta il fatto che comunque anche L'altra dimensione è un film molto molto godibile, anch'esso soffre di una certa mancanza di mezzi, però la buona fotografia, curata come al solito da Fabio, nonché gli effetti speciali, lo resero appetibile per eventuali distribuzioni. Ora, sinceramente non so, non ho sufficienti notizie per dire con chi fosse in contatto Salerno, però so che la cosa ovviamente è sfumata e il film non ha avuto la sua distribuzione. Sono rimasti dei progetti in sospeso perché poi nel marzo del 93 Salerno è morto, si è tolto la vita, e so che ci sono almeno quantomeno un paio di sceneggiature di lungometraggi che sono rimaste vaganti, una delle quali è proprio custodita anche dalla sorella. Una è Orchi, di cui conosco appunto solo il titolo, e un'altra è Nati Morti, di cui ho letto in giro, che doveva riprendere un po', diciamo, il concetto di amore e morte, di sesso e morte, con una storia di una coppia di personaggi estremi, il cui incontro e la cui relazione darà poi origine ad una storia di orrore. Purtroppo le sceneggiature non hanno poi dato mai alla luce i lungometraggi per cui appunto esse erano nate. Esistono anche altre collaborazioni esterne alla sua filmografia che Salerno ha avuto. Sempre nel 92-93 lavorò come direttore della fotografia in un progetto che si chiamava Cyber Gothic, un cortometraggio diretto da Federico Galanetto e Vittorio Cristiano che, nonostante i limiti di budget, ha un forte impatto visivo. È girato quasi come fosse un videoclip musicale ed è, da un certo punto di vista, una sorta di Matrix ante litteram, che ha il suo punto di forza maggiore proprio nella fotografia di Salerno e anche nelle bizzarre scenografie. Poi aveva lavorato anche come, a meno che non si tratti di un caso di omonimia, come assistente alla produzione per un film diretto tra l'altro da Andrea Marfori, il regista del Bosco. Era un film drammatico, comunque non un horror. E poi so che aveva collaborato come effettista, aveva realizzato gli effetti speciali per un cortometraggio di Nicola Lombardi. Se non sbaglio, il cortometraggio si intitolava La luce delle candele. Era tratto proprio da un racconto di Nicola Lombardi, che è uno scrittore, che aveva scritto una raccolta di racconti, forse il suo primo libro pubblicato, si chiama Ombre, e uno dei racconti è appunto questo qui. E lo stesso Lombardi ha diretto poi il mediometraggio, dove si tratta di un mediometraggio a cui Salerno ha partecipato come effettista. Non ho mai avuto però il piacere di vederlo, quantomeno finora.
Per concludere, credo che sia quello che Fabio abbia fatto per il cinema horror nostrano, sia comunque a suo modo importante, per quanto misconosciuto. Era comunque un regista dotato di talento, e la mancanza di mezzi non corrispondeva sicuramente a mancanza invece di creatività, perché in questo sicuramente Salerno abbonda moltissimo. Erano film dove la passione vera del suo autore e anche le fobie vere del suo autore emergevano. Ed è per questo che erano dei prodotti estremamente comunicativi. Io invito tutti quanti voi, insomma, a cercare di riscoprire quest'autore. Le opere non sono di facile reperibilità, però, insomma, se andate nel mio forum, nel forum del mio sito, oppure se andate anche sul forum di Notturno o in altri forum di collezionisti o di appassionati del genere, troverete sicuramente fra i vari post anche quello in cui si scambia, si vende materiale riguardante Fabio Salerno. Non penso di avere altro da dire quantomeno per il momento. Se mi sono scordato qualcosa, sicuramente lo integrerò attraverso i commenti su questo video. E invito chiunque abbia ulteriori informazioni su Fabio Salerno o chi vi ha lavorato insieme, di magari contattarmi o scriverlo pubblicamente, perché ogni informazione in più è ben accetta. Quantomeno, non so se vi è interessato questo video, però quantomeno a me, perché io sono particolarmente interessato alla storia e alla filmografia di questo piccolo grande autore. Alla prossima, stay horror!